Dalla prima ondata non si sono mai fermati. Sono circa 20.000 in Toscana i lavoratori dei servizi pubblici che portano avanti attività essenziali e talvolta rischiose come la raccolta dei rifiuti, la guida di autobus, tram e treni, le attività di manutenzione degli operatori acqua e gas, degli operatori di edilizia residenziale pubblica, dei farmacisti. Ad oggi solo questi ultimi sono stati oggetto di vaccinazione. Urge battere un colpo adesso che sono ore decisive, dice Alfredo De Girolamo, presidente di Confservizi CISPEL Toscana. I nostri lavoratori, i lavoratori dell'igiene urbana, del servizio idrico, dell'energia, sono esposti dal primo giorno, da marzo del 2020. Qualche segnale nelle aziende c'è di malattia dovuta al Covid, ovviamente nessuno è immune purtroppo, e quindi riteniamo, visto che si tratta di servizi inderogabili, imprescindibili, fondamentali per i cittadini e le imprese, che questi in qualche modo potessero essere tutelati con una campagna vaccinale che li veda in qualche modo mettere in sicurezza. Il presidente dell'associazione accoglie la proposta del ministro del lavoro Orlando di sottoscrivere un protocollo che permetta alle aziende di utilizzare presidi al loro interno, quindi con i medici aziendali per la somministrazione delle dosi. Noi siamo disponibili anche a, una volta avuti i vaccini, a poterli gestire da noi direttamente con i medici aziendali, direttamente nelle imprese, in modo anche da sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, che indubbiamente è in difficoltà.